campo dell'Empoli per 3-1. Non è bastato il cambio d'allenatore ai rossoneri. Più tardi ci sarà il terzo anticipo di giornata, cioè il derby della Mole tra Juve e Torino, ma adesso concentriamoci su questa sfida tra i nerazzurri di Christian Chivu e la SPAL di Paolo Mandelli. Una sfida sulla carta senza storia, un Inter che arriva da 12 risultati utili consecutivi, matematicamente qualificata ai playoff, anche se ovviamente bisognerà vedere in che posizione. Dall'altra parte invece una SPAL che è già matematicamente retrocessa in Primavera 2, e quindi sta per disputare le ultime tre gare della sua stagione in Primavera 1. Vorrà sicuramente lasciare un bel ricordo e magari togliersi qualche soddisfazione contro un'avversaria stimolante e importante come può essere la formazione nerazzurra. Ecco perché servirà assolutamente la massima concentrazione per proseguire questa striscia positiva e consolidare il secondo posto con Atalanta e Cagliari, che dovranno poi rispondere eventualmente ai risultati dell'Inter. Inter che si schiera con il 4-3-1-2 classico di Chivu, con Botis confermato in porta, dietro Silvestro Oti, il ritorno di Cortinovis e di Carboni sulla sinistra, in mezzo al campo torna anche Sangalli, ai suoi lati Casadeia e Fabian, davanti Peschetola e non Valentin Carboni, alle spalle della coppia Jurgens e Zuberek, i due marcatori che hanno deciso lo 0-2 sul campo del Torino. Dall'altra parte la spalla di Mandelli, allenatore degli estensi da qualche mese, da febbraio precisamente. 4-3-3, Magri in porta, l'ex portiere nerazzurro a difendere i pali della spalla, Forapanic, Singer, Nador e Borsoi in difesa, Mikai, Sperti ed Ellerson a centrocampo, Puletto, Nuarò e Vilke il tridente offensivo. Queste le scelte di Paolo Mandelli, un passato da calciatore anche nell'Inter, poi magari avremo uno sguardo, poche presenze, anche un gol in Coppa Italia dalla stagione 85-86, come detto, da qualche mese allenatore della SPAL, anche se non è riuscito ad evitare la retrocessione. L'arbitro è il signor Catanoso ed è pronto a dare il via. Il primo pallone sarà gestito dagli ospiti, aspetta solo un check con i collaboratori e poi prenderà il via questa 32esima giornata del campionato Primavera 1. Metto in traccaccia del 13esimo risultato utile consecutivo contro una SPAL decisamente in difficoltà, che ha vinto una sola gara nel 2022. Fischio che arriva, comincia la partita, primo pallone come detto per la SPAL. Paolo Mandelli ha cambiato anche modulo, si è affidato al 4-3-3, non ha ottenuto risultati né la salvezza, però la SPAL anche nell'ultima gara ha dato filo da torcere all'Atalanta, che ha vinto solamente in pieno recupero col gol di Mustafa Sissé. Non è quindi un avversario semplice né una squadra che ha mollato nonostante la retrocessione. Sperti, Nuarò prova a giocare, l'ex giocatore del Paris Saint-Germain. Nuarò cerca ancora Sperti al limite dell'area, preso un po' in controtempo, però prova a ripartire allora il contropiede dell'Inter con Fabian, che ragiona. Peschetola, Silvestro, si va un po' a incastrare nell'angolino Silvestro, rischia di perderla, poi gli dà una mano Oti in qualche modo. Casadei appoggia per Sangalli, rilancio lungo per Zuberek, c'è Nador in anticipo sul polacco, chiude direttamente in fallo laterale, non lo evita Borsoi. Molto fisica la coppia Xinger-Nador, ma Zuberek ha dimostrato di essere in grande forma nell'ultimo periodo. Silvestro da Jurgens, bene dentro per Zuberek, che prova la giocata, lo ferma ancora Nador. Sperti, c'è lui nella posizione più centrale, prova ad andare Sangalli, vince momentaneamente l'impallo così come Cortinovis. Sperti poi viene fermato da Fabian, aveva portato avanti la palla però di tanti metri. Un po' di rischio qui tra Silvestro e Oti, se la cavano bene comunque i due. Sangalli, Silvestro, altro pallone sporcato regalato a Mikai, che va avanti e subisce un fallo ingenuo al limite dell'area da parte di Casadei, che si becca subito il cartellino giallo. Primo cartellino, non sono passati neanche due minuti. Cartellino che ci può stare, fallo abbastanza ingenuo. Intervento alle spalle qui, bravo Luca Mikai ad accelerare, aveva già scaricato il pallone, molto in ritardo Casadei. Trova solo le gambe del giocatore della SPAL, quindi calcio di punizione dal limite. Ci sono Sperti e Puletto con Botis, che deve disporre la barriera a 4, Sangalli, Fabian, Casadei e Zuberek. Prima occasione potenziale quindi per la formazione biancazzurra.
Culetto col destro e Mikai che si allontana. Dovrebbe andare quindi il numero 28. Potrebbe andare anche la conclusione diretta verso la porta. È uno schema. Tocco Puletto, prova il tiro, deviazione, non esce Botis, il pallone rimane in area Cortinovis. Lo allontana ma solo momentaneamente. Ancora Puletto. Prova ad andare via nello stretto, viene fermato bene da Zubere che costringe a tornare indietro, poi forse commette fallo. Altro fischio del signor Catanoso. Altra punizione per la Spal, sicuramente la posizione è molto meno pericolosa. Cercato la giocata col pallone stoppato un po' più centralmente da Mikai, poi ha trovato però la deviazione non era azzurro, nulla di fatto per la Spal che comunque insiste nel possesso. Nador, Borsoi, Mikai, Xinger, avanza l'ungherese, capitano della Spal, Forapani, Ellerson, Sperti prova ad andare in profondità per Vilke, fermato in qualche modo la difesa dell'Inter, poi esce nel traffico Fabian, sgambettato. Riparte il giro palla dell'Inter con Oti, Silvestro, Sangalli, ancora Oti. Un po' di giocatori in campo sono arrivati nel mercato di gennaio per la Spal. Uno è Mikai, anche Nuoro dal Paris Saint-Germain. Nessuno però è riuscito ad evitare poi la retrocessione. Jurgens prova ad andare via, Nador ferma bene l'attaccante dell'Inter che ha sbloccato dopo pochi minuti l'ultima vittoria sul campo del Torino. Una gara molto complicata anche poi dalla forte pioggia e dal campo, ma che l'Inter ha portato a casa con cinismo. Zuberek appoggia limite per Sangalli, deve ricominciare da dietro perché il pressing della Spal si sta alzando. Oti, ultimo uomo, rompe il pressing bianco-azzurro, apre bene dalle parti di Peschetola, controllo in due tempi, si muove Casadei di fronte a lui, Peschetola ricomincia da Silvestro, anche lui uno degli elementi più positivi nelle ultime settimane, grandi prestazioni per Silvestro, costantemente adesso schierato a destra, preferito nelle ultime settimane anche a Dervish. Casadei stoppa con un po' di libertà, palla per Fabian che punta all'area di rigore, Fabian aspetta Franco Carboni, pallone sulla corsa, Franco Carboni in mezzo, Magri, c'erano quattro maglie nerazzurre davanti a lui, l'ultimo a toccare è il portiere della Spal, un bel intervento, stava attaccando con tanti uomini qui l'Inter. Prova anche Casadei a trovare spazio con libertà alle spalle del centrocampo biancazzurro e lanciare questo contrattacco che ha portato al corner, pronto Peschetola col sinistro ad uscire. Eccolo il pallone che arriva, cercato Oti, anticipato Sangalli col sinistro al volo, alleggerisce per evitare le contropiede della Spal, rinvio al fondo per Andrea Magri. Ex nerazzurro, come detto, c'è un altro ex Inter in panchina, De Milato. Gioca corto il portiere della Spal con Nador. Calza la testa e si appoggia a Sperti. Mikai. Avanza il numero 80 della Spal, nuovamente centrale per Sperti. Bello tocco. Ellerson prova il tiro, respinto, diventa buono per Borsoi, finta al sinistro, va sul destro, Borsoi, centrale per Botis. Ci ha provato qui il terzino sinistro della Spal, è entrato sul piede meno educato e non ha creato nessun problema a Botis, qui Oti deve andare lungo. Sperti. Apertura per Nuoro, controlla l'ex Paris Saint-Germain, bella giocata Nuoro, doppio passo, non ci casca. Però molto bene Silvestro che lo ferma, la rimessa però non sarà dell'Inter, come chiedeva il terzino destro. Nerazzurro rimane in zona d'attacco, la Spal. Si muove Sperti. Si gioca all'altezza della bandierina, Borsoi chiama ancora il pallone, non viene accontentato, Casadei prova a proteggerlo, Peschetola
indietro da Silvestro che rilancia lungo direttamente in fallo laterale. Doveva allontanare il pericolo. Forse qualche metro guadagnato qui da Borsoi per la rimessa. Puretto ha preso controtempo dal tocco di Wilke. Cortinovis ricomincia da Botis, rinvio così così del portiere greco. Vediamo se Casadella tiene in campo. Sì, anche con la testa serve bene Zuberek. Trattenuto alle spalle da Nador, senza fallo. Borsoi, Puletto, Borsoi, Nuaro. Prova ad andare via in velocità su Sangalli, lo trattiene, si prosegue per la norma del vantaggio. Nuaro, tocca corto per Sperti. Ellerson, prova ad entrare l'islandese. Ellerson, tocca ancora limite per Sperti, la lascia lì, Mikai. Altro tocco sulla corsa di Forapani, vediamo se ci arriva contro Franco Carboni. La tiene in campo, poi lo ferma Carboni, solo momentaneamente, bravo Fabian a dare una mano al compagno. Deve uscire da una situazione complicata, non ce la fa. Alla fine Carboni schiacciare il tasto stop su questa azione, ma consegnando una rimessa comunque alla SPAL che rimane lì. Ellerson, Mikai. Si gira ancora il numero 80, scambia la posizione centrale con Sperti. Ora Borsoi, Nuaro, Sperti, con personalità tiene palla alla spalla in questo inizio. Tanto movimento, pochi punti di riferimento, anche Wilke, prima punta designata, cerca di non dare punti d'appoggio a Cortinovi Seoti. Mikai, Borsoi, esce Peschetto, la controlla male. Borsoi, Peschetto allora la recupera. Silvestro, Sangalli, vediamo se l'Inter riesce a organizzare un'azione. Lancio lungo per lo scatto di Jurgens in posizione regolare contro Xinger. Jurgens li passa avanti il capitano della SPAL, bravo a resistere Xinger. Poi riparte anche, ottima chiusura di Mark Xinger. Sperti, Mikai, bella palla per Nuaro, sempre molto largo, sempre a puntare, lo ferma Casadei sul pallone. Subentra Borsoi che prova ad andare sul fondo. Borsoi, bello il cross secondo palo, non arriva nessuno. Insegue il pallone Ellerson, vediamo se lo tiene in campo. Ci riesce, si è impegnato l'islandese qui, poi qualche scaramuccia con Fabian, ma già battuta la rimessa. Altro fallo per la SPAL, gamba tesa. Di Fabian, anzi di Sangalli, su Sperti. Altra punizione per la SPAL, che sicuramente ha iniziato bene questa partita. Sentito Botis come se fosse un corner, marcature, schemi. Solo Peschetto l'ha lasciato una mini barriera, probabilmente si andrà il pallone in mezzo. Tre maglie biancazzurre sul secondo palo, solo Fabian a marcare, il pallone va proprio sul secondo palo con Botis che deve smanacciare il calcio d'angolo. Sirene isolate, tre maglie della SPAL, Nador, Nuaro, tutte sul palo lontano, bravo Botis, anche sono in bellissimo stile. Si avvicina Mikai per giocare corto, non sembra della stessa idea il suo compagno, sempre solo Peschetto la sua traiettoria, invece alla fine gioca corto. Mikai, eccolo il cross in mezzo, respinto Borsoi, calcia col sinistro, colpisce molto male, pallone sul fondo. Sta facendo fatica l'Inter più che altro a ripartire, a portare tanti uomini dall'altra parte del campo. Una SPAL che ha iniziato col baricentro abbastanza alto, tanto movimento, tanto possesso palla, provato con 2-3 iniziative ad allungare la squadra Jurgens, ma è sempre stato bravo Xinger fino ad ora. Casadei spizza su Nador, Borsoi in qualche modo, Peschetto là dentro per Zuberek, vediamo se è in posizione regolare, non si alza la bandierina. Zuberek, lato corto dell'area di rigore, Zuberek va al cross, deviazione, Peschetto la subentra, altra deviazione, alla fine la seconda è favorevole a Magri. Prima Nador e poi Xinger,
con le loro deviazioni hanno consentito recupero semplice al portiere in maglia numero 22. Xinger. Nador. Ultimo uomo, ex difensore del Chievo, ma in verticale in maniera un po' scomoda, c'è fallo di Sangalli. Secondo il direttore di gara non è particolarmente convinto. Centrocampista dell'Inter che oggi torna nel suo ruolo di playmaker a Torino, aveva giocato Grigar. Cortinovis bene in anticipo, Casadei prende in controtempo, Jurgens, occhio al break allora, Puletto, Nuaro, nuova sfida con Silvestro, Nuaro va sul destro, deviazione, altro corner. Quando rientra sempre sul destro Nuaro con velocità, c'è da dire che trova sempre buone trame la squadra di Mandelli. Vediamo se prova ancora a giocarlo corto con Mikai. Questa volta va direttamente in mezzo alla traiettoria della SPAL. Primo palo, bravo Zuberek. Pallone che arriva lo stesso a Mikai. Contro cross a tutto il tempo, spizzata sul secondo palo. Spazza via Fabian. Direttamente ancora in fallo laterale. Non riesce ad uscire. L'Inter la SPAL rimane lì. Borsoi. Bella finta di corpo su Peschietola. Mikai sbaglia il tocco questa volta, Peschietto la prova a portare a casa un fallo, ce la fa, è di Nuaro. Oti. Casadei. Sangalli. Tocco per Jurgens. Sbaglia il tocco per Carboni, preso in controtempo ancora, la giocata di Forapani. Otti. Apre bene il campo in direzione di Carboni, controllo finta al tiro, Carboni va sul fondo, Carboni, cross! Diventa quasi un tiro, Magri. Deve allungare la traiettoria in corner. Stava beffando il portiere avversario con questa traiettoria strana. Peschietola sul punto di battuta. In mezzo Zuberek, Oti, Casadei. Il pallone va a cercare Cortinovis, anticipato di un soffio, pallone che rimane lì, Puletto, svirgola male, Oti può rigiocarla, si chiude ancora la difesa della spalla e parte anche il contropiede con Nuaro, prende campo, esce Silvestro, Sangalli prova a tornare, Nuaro con l'esterno, bella palla, ed errore clamoroso nello stop di Ellerson. È un'occasione gigantesca questa per l'islandese, doppietta per lui. Contro l'Atalanta qui, sbaglio uno stop tutto sommato semplice che l'avrebbe portato tutto solo davanti a Botis. Buon per l'Inter, sbaglia Silvestro, tanta imprecisione. Rammarico di Casadei. Subisce fallo lo stesso Silvestro portando a casa un calcio di punizione. Alzare un po' il ritmo, un po' la qualità nel palleggio, formazione nerazzurra per provare a creare qualcosina dalle parti di Magri, però adesso un paio di cross pericolosi, lancio lungo per Jurgens, fallo probabilmente ai danni di Xinger, sì è così, troppo irruento qui Oliver Jurgens, posizione battuta velocemente dalla SPAL che vuole giocare, Forapani, Ellerson, rientra Fabian su di lui, porta a casa la rimessa però centrocampista della SPAL che batte subito in direzione di Wilke, bravo Cortinovis. Sangalli, altro lancio lungo, difesa altissima della SPAL. Pallone però che esce nella sua traiettoria, Jurgens non può controllarlo, sicuramente l'imbucata può essere una soluzione, l'abbiamo visto prima anche con
Casadei, Zubrico, Peschietola, molto alta la difesa della SPAL, però bisogna servire con i tempi giusti. Nador. Forapani. Cercato Wilke, non passa il suggerimento per l'ex attaccante dell'Erenven. Oti. Si abbassa tantissimo Casadei. Scelta cade su Cortinovis. Sangalli. Cortinovis. Altro lancio lungo per l'inserimento di Fabian, che però era partito in anticipo. Si alza la bandierina. Forse Zuberek non era in fuorigioco, ma si è buttato sul pallone Giovanni Fabian. Protolora Xinger. Si muove Sperti. Giocata il capitano, va in direzione del suo compagno di reparto Nador. Mikai. Xinger. Tocco di prima. Mikai alza uno strano campanile per Wilke. Bene di testa Oti. Sangalli, altro campanile. Zuberek con il tacco. Bella palla per Fabian. Si butta dentro ancora Zuberek. Cercato, trovato. Con fallo, ma non su Zuberek, bensì su Fabian. Qualche metro più indietro, non si è sviluppato il vantaggio. Ora segnata la punizione precedente. Questo è il secondo intervento di Nador su Zuberek. La punizione però sarà qualche metro più indietro, si è rialzato Giovanni Fabian. Largo Franco Carboni, che aspetta e riceve la punizione corta di Sangalli. Jurgens, 1-2 con l'esterno. Carboni, cross, deviato, Magri evita il calcio d'angolo. Vuole ripartire anche velocemente il portiere della SPAL. Quando siamo arrivati praticamente al 20esimo, 0-0 tra Inter e SPAL. E ben poche emozioni. Sperti. Fermata l'azione della SPAL. Zuberek prova ad andare via di fisico. Zuberek, ottima chiusura di Xinger. Subentra Franco Carboni con il destro con deviazione. Ci ha provato Fabian. L'ultimo tocco però non è stato di un giocatore della SPAL. Ha colpito proprio male lui. Sembrava potesse esserci qualcosa, ma è arrivato con precario equilibrio. Sicuramente bisogna però provare a sfruttare situazioni come queste, perché la difesa della SPAL si sta chiudendo anche abbastanza bene, con coraggio, con la linea alta. Mikai. Sperti. Arriva Peschietola, se ne accorge, glielo chiamano. Nador. Bella palla verticale per Puletto. Si butta dentro Wilke, arriva Nuaro. Scelto l'ex Paris. Bello tocco sulla corsa di Borsoi, chiuso in corner da Oti. Altra bella iniziativa della SPAL. Come previsto e come già visto con l'Atalanta, nonostante la retrocessione già matematica, gioca onorando giustamente le partite. L'Atalanta che ha vinto solamente nel recupero al Paolo Mazza nello scorso turno. Con il corner profondo sul secondo palo, bravo Carboni a spizzarla e a trovare la fortunosa deviazione di un avversario. Rinvio dal fondo. Gioca lungo Botis. Cercato come sempre Casadei, salta bene di testa Zuberek. Peschietola, palla in profondità, Nador di testa, Borsoi deve completare il disimpegno, lo fa con un bel lancio lungo, Wilke, ottima sponda per Puletto, bella giocata dell'ex Renven, bravo anche Cortinovis a fermare momentaneamente l'azione della SPAL. Ha visto un tocco di mano l'arbitro di Puletto, nell'occasione precedente. Ha comunque trovato ancora una bella combinazione con i suoi giocatori offensivi la SPAL. Carboni, sale Jurgens, si è alzata la bandierina.
davvero alta la difesa della SPAL, trappola del fuorigioco, provano sempre ad attuare difensori estensi. Chiaro che è una soluzione abbastanza rischiosa, perché la volta che non si è completamente coordinati, poi sono in porta tra quattro maglie nerazzurre. Borsoi, Nador, Mikai, Singer. Sbaglia la giocata stavolta il capitano della SPAL, Sangalli subentra, Jurgens gioca all'indietro per Fabian, ma un altro pallone impreciso. Tanti tanti errori. Sperti allarga per Nuaro, Silvestro prima dell'ex giocatore del Paris Saint Germain. Borsoi, è un po' complicato giocare con alle spalle Peschetola, aspetta l'aiuto di un compagno, quel compagno è Mikai. Si allarga Ellerson, si butta dentro Wilke, si va dall'altra parte invece da Puletto che prova ad accentrarsi sul destro. Wilke, 1-2 che si chiude, Puletto punta l'area, tocco largo per Nuaro, Silvestro riesce a trovare l'ultimo tocco del 77 della SPAL. Sarà ancora un invito al fondo per Botis, che non ha dovuto compiere parate particolari, così come Magre, ad eccezione di una smanacciata su un cross pericoloso di Carboni. Per il resto partita abbastanza bloccata, SPAL che palleggia meglio, Inter che non ha ancora trovato il modo di costruire azioni offensive di un certo rilievo. Silvestro, Casadei, rimasta a terra Silvestro con fallo, poi dato in porta anche con un bello stile Nuaro. Botis l'aveva parata ma era tutto fermo da qualche secondo per il fallo ai danni di Silvestro, questo sgambetto. Come al solito Peschetto la parte larghissimo a destra, bravo Sangalli a trovare una palla verticale, un po' di spazio per Casadei. Peschetola, sempre da destra, prova a puntare, ne ha troppi addosso, deve tornare indietro, rimpallo sfavorevole. Popoletto che prova a ripartire, subendo fallo di Sangalli. Ancora una volta non convinto della decisione del signor Catanoso. Prende sicuramente la palla, poi forse nello slancio colpisce con un pestone anche Puletto. Abbiamo sentito l'urlaccio dell'esterno offensivo della SPAL. Nador gioca con Xinger, avanza pressato da Jurgens, scarica su Borsoi, cercato Ellerson, trovato invece Franco Carboni. Sangalli, lancio lungo, buono per lo scatto di Zuberek che lotta con Nador. Zuberek cerca il tacco, torna lì il pallone, Zuberek resiste di fisico, non c'è fallo. Carboni, il cross di Carboni, dentro per Casadei, super parata di Magri, salva il risultato il portiere della SPAL. Eccola la prima occasione dell'Inter, ce l'ha avuta Casadei, nerazzurri che insistono con Peschetola, fermato con fallo Peschetola. Grande palla di Carboni, bravissimo come sempre Casadei, chiedevano il fuorigioco ma non si è alzata la bandierina, super parata di Magri. Solita catena Carboni-Casadei, questa volta ha trovato l'opposizione dell'ex portiere dell'Inter. Nuaro si butta dentro, Borsoi rientra, il 77 della SPAL si appoggia a Sperti, alza il pallone per Borsoi, nuovo duello con Silvestro, prova ad andare sul fondo, Borsoi palla altezza primo palo, svirgolata da tutti, arriva Forapani dal limite, respinge Cortinovis. Fabian male in questa giocata, pallone che rimane tra i piedi dei giocatori della SPAL, prova a dare una mano anche Zuberek in fase difensiva, è una mano efficace che porta a casa il possesso proprio sotto gli occhi dei componenti della panchina della SPAL. Come detto, ha cambiato lo staff il mister Mandelli, che ha vinto in carriera un torneo di Viareggio con il Sassuolo nel 2017, in cui ha lanciato anche Scamacca. Rimessa per Jurgens che prova ad arpionare un pallone non semplice, Nador con la punta mette in fallo laterale,
avanza di qualche metro l'azione dell'Inter. Carboni Fabian, ancora Carboni, altro cross, trova la deviazione, corner, e probabilmente bisogna sfruttare meglio situazioni da fermo, perché la spalla per ora si sta difendendo abbastanza bene. Certo, clamorosa l'occasione avuta da Casadei qualche minuto fa. Peschito l'ha cercato Oti, che gira in porta il gol dell'1-0. Andy Oti, secondo gol in campionato, serviva l'episodio, è arrivato 1-0 Inter. Splendida girata del difensore centrale nerazzurro. Bravo anche Peschetola, traiettoria ad uscire. Salta più in alto di tutti Oti. Un bacio al palo e 1-0. Secondo gol dopo quello alla Juventus per Andy Oti. Allora quasi alla mezz'ora, passa in vantaggio l'Inter. Non è stata una grande Inter, ma ha fatto gol, questo è l'importante. Avevamo detto l'importanza di poter sfruttare eventualmente le soluzioni da fermo. L'ha fatto perfettamente qui Andy Oti, ha indirizzato molto bene il pallone dove Magri non poteva arrivare. Magri che aveva già salvato qualche minuto fa il risultato su Casadei, questa volta ha dovuto capitolare. Si riparte quindi con l'Inter in vantaggio. Vediamo anche come reagirà la SPAL, anche se, come detto, può giocare sicuramente più con la testa libera e a viso aperto, contando che non ha più nulla da chiedere a questo campionato. Sangalli chiama il pressing di Zuborek su Nador, che invece ha vita facile nel giocare da Nuaro. Fallo probabilmente di Fabian ai danni di Nuaro, cercato molto spesso dai suoi compagni, molto più di Ellerson dall'altra parte. Questo è il fallo evidente di Fabian. Mikai, Borsoi, eccolo Ellerson, prova ad andare via nello stretto con fallo di Franco Carboni. Sta fischiando molto il signor Catanoso, questa volta è stato aiutato anche dal suo assistente. Ha svintolato subito in questo contrasto. Gioca corta la punizione alla SPAL. Xinger, Nador, tutta l'Inter da proprio metà campo. Prova a uscire ora Jürgens, senza però accennare neanche un pressing. Sperti, Borsoi, contrasto con Peschetola, falloso da parte del terzino sinistro della SPAL. Punizione conquistata da Lorenzo Peschetola. Questo è un intervento in ritardo, piede a martello. Punizione battuta, tocco errato di Fabian all'indietro per Cortinovis. Arriva il pressing timido di Wilke. Sangalli scambia con il suo capitano Cortinovis. Prova a uscire ancora a palla al piede dalla difesa dell'Inter come sempre. Duettano Sangalli, Cortinovis, Oti, ora Silvestro. Ancora Oti. Cortinovis, Sangalli. Di prima da Casadei, che si è scambiato lato del centrocampo con Fabian. Parte ora lui sul centro sinistra. Carboni. Zuberek prova a lottare. Senza fallo gliela portano via. Cortinovis lascia scorrere. Può tornare anche da Botis, la scelta cade proprio sul portiere dell'Inter che va a rinvio lungo immediato. Carboni, grande aggancio Carboni, poi cerca il taglio per Peschetola, bella palla Peschetola in area, Peschetola sfida Borsoi, Peschetola cade a terra, si è lasciato cadere secondo il direttore di gara. L'ha sfruttata male qui Peschetola, anche perché poteva essere davvero una grandissima occasione. Spalchia già ripartita con Puletto, sfida Silvestro, rimpallo favorevole al 28 della SPAL. Arriva anche Sangalli a dare una mano al compagno. Alla fine non gioca il pallone con i compagni Puletto, solo trascina direttamente in fallo laterale.
Questa è la bella palla di Carboni per Peschietola, che si incespica un po' da solo e poi si lascia decisamente cadere, non c'era assolutamente nulla. Casadei, bella giocata. Fabian Peschietola gioca ancora con la linea, parte nuovamente in posizione regolare. Vediamo se rientra sul sinistro. Ora va il cross, deviazione, Casadei, spizzata, Zuberek sul secondo palo. Arriva il tentativo di Jurgens Magri, con coraggio, che uscita a salvare ancora il raddoppio dell'Inter. Siamo già dall'altra parte, Wilke si butta dentro, Oti arpiona al lancio per l'ex attaccante dell'Erenven. Adesso partita che si è un po' stappata, qualche occasione in più. Jurgens dentro per Zuberek, posizione regolare, Zuberek in aria, Zuberek, Zuberek, sterzata, ancora Zuberek, murato. Ha provato a rientrare Zuberek. Avete visto anche in questo caso la tattica del fuorigioco non ha funzionato. Quando non funziona c'è sicuramente un'occasione pericolosa. Nuoro, Sperti, Ellerson. Vediamo se va sul sinistro l'islandese, tocca ancora al limite per Esperti. Borsoi va a puntare, va poi in porta col sinistro. Botis si accartoccia, blocca il pallone. Questa è l'occasione precedente, ha fatto tutto abbastanza bene Zuberek, poi si è fatto murare. Forse poteva tirare direttamente col sinistro, ha scelto di andare sul piede preferito. Proprio Zuberek anticipato da Xinger. Mikai. Puletto esce su Peschietola, anzi Nuoro. Ora Puletto. Mikai. Sperti. Ellerson prova a giocare, una bella giocata centrale, colpisce però male, pallone alto. Ha fatto una bella cosa qui l'islandese della spalla, poteva sicuramente colpire meglio anche perché era zona centrale, specchio della porta abbastanza visibile. Altro rinvio lungo di Botis. Casadei di testa, Mikai nella porta via Peschietola, posizione più centrale ora, Sangalli, Kurtinovis, Carboni, dato direttamente in avanti, non ha trovato nessun compagno ma ha trovato sicuramente il fischio amico dell'arbitro per un intervento in ritardo ai suoi danni. Batterà Kurtinovis, importante aver trovato il gol del vantaggio in una partita abbastanza bloccata in cui non era assolutamente brillante la manovra nerazzurra, l'ha trovato con un gol su corner sicuramente molto importante. Fabian dà respiro alla manovra coinvolgendo Carboni, va a sfidare, vediamo se va sul fondo Carboni, torna dietro da Sangalli, va lui al cross, Borsoi in qualche modo appoggia lì col petto, poi Mikai gioca male, Jurgens la porta via, Casadei dal limite, Casadei dentro per Fabian, Fabian va in diagonale, Magri, altra paratona, salva ancora la sua squadra Andrea Magri. E ora Nuoro prova a puntare Silvestro, sfida in velocità, sbilanciato regolarmente Nuoro, si lamenta abbastanza con l'arbitro. Silvestro gioca poi da Sangalli, Casadei chiama palla Peschietola da questa parte, ma con più tranquillità da Carboni. Kurtinovis, Oti, Sangalli, Fabian, palla in profondità per Zuberek, lotta con Nador che l'ha un po' cinturato ma regolarmente. Allora Mikai, Sperti, sbaglia la giocata per Borsoi, anche perché Peschietola è sempre molto bravo a dare una mano anche in fase difensiva. Sangalli, Casadei porta sul pallone, Zuberek ci chiama palla, servito Jurgens, Casadei viene murato, Sangalli, Carboni controlla, prova ad andare sul fondo,
Ora va al cross scavalcato Fabian direttamente dall'altra parte per Peschetola. Altro cross lungo anche questo, si spegne direttamente sul fondo. Questa è la giocata precedente, la bella palla di Casadei per Fabian che va a un tiro cross. Magri ancora attentissimo. Probabilmente uno dei migliori in campo, il portiere della Spal, che ha salvato in due o tre occasioni la sua squadra. Poteva essere più ampio lo scarto, poi gode del vantaggio, su un po' stappata la manovra dell'Inter. Ha trovato sempre il suo ex portiere sulla propria strada. Nuaro deve andare verso la bandierina, alla fine va troppo verso la linea di fondo, trascinando direttamente il pallone in out, rinvio. Botis gioca corto, Cortinovis. Carboni, Casadei la mette giù, giocare nello stretto, poi lancio lungo per Zuberek, forse era partito in posizione irregolare, infatti si è alzata la bandierina. Troppo in anticipo lo scatto di Zuberek. Nador. 5 minuti e mezzo più recupero alla fine del primo tempo, sempre Inter in vantaggio con il gol di Oti, poi ha avuto un paio di occasioni con Fabian, con Casadei, con Zuberek per trovare il gol del raddoppio, sempre Magri a dire di no. Nador, Sperti. Mikai, Wilke, gioca male, Zuberek la deve difendere dall'attacco di Nador, Mikai dà una mano, Zuberek manda quel paese l'arbitro, chiedeva fallo, non accontentato, Nuaro, taglio di Ellerson, Nuaro sceglie Borsoi, si propone ancora Nuaro centralmente, accontentato l'ex Paris Saint Germain, torna indietro con l'esterno da Mikai, di prima da Nador. Borsoi larghissimo, Nador passa prima da Sperti però. Ora Borsoi. Sperti, Nador. Con pazienza alla spalla, cerca spazio per affondare. Xinger, Nador. Taglia fuori il pressing di Zuberek. Sperti, possesso palla prolungato dei biancazzurri, Nuaro col sombrero su Peschetola. Nador. Sperti, tocco di prima di Nuaro per Borsoi, mettere in campo, non trova modo di andare al cross, ancora Nuaro, tocca male, rimpallo favorevole ancora però alla Spal. Sperti, c'è il taglio di Wilke, controlla ma deve uscire dall'area di rigore, inseguito da Oti, anche da Peschetola, lavora molto bene l'ex Renven, liscio di Sperti che diventa però una giocata a lui favorevole. Pensa per un secondo di andare al tiro, lo sbilancia Zuberek in maniera regolare, allora parte il contropiede dell'Inter, Zuberek, Casadei e Jurgens trattenuto, Casadei, Jurgens porta palla, cerca la giocata verticale per Casadei, ha chiuso bene Xinger, probabilmente era più semplice andare da Zuberek. Altro break della spalla allora, Puletto, scatta Nuaro, trattenuta di Silvestro e cartellino giallo, inevitabile. Si lamenta Silvestro, non so se chiedesse un fuorigioco, ma direi assolutamente no. Questo è chiaramente però cartellino, sì. Secondo giallo per l'Inter dopo quello di Casadei, proprio in apertura al primo minuto. Un fallo al limite dell'area, più o meno da quella posizione su Mikai. Altra punizione a disposizione della squadra di Mandelli. Il 2 è sempre quello Puletto Mikai, un destro e un sinistro. Qua difficile pensare a un tiro in porta, più probabile un cross, sempre pericoloso però
da questa posizione. Parte Puletto, è profondo sul secondo palo, arriva l'inserimento e il gol del pareggio. Arriva il gol del pari della SPAL. Bella sponda aerea di Nador, il quale è stato di Ellerson. Bella palla di Puletto, ottima giocata di Nador, intelligente sul secondo palo. Chiude il triangolo Ellerson. Sempre pericoloso quel tipo di punizione. Allora tutto da rifare adesso per l'Inter. È stato uno bello schema comunque quello della SPAL. Bravo Puletto a trovare Nador abbastanza isolato sul palo lontano, intelligente il centrale difensivo a rimettere dentro per il tocco semplice di Ellerson, che segna come settimana scorsa, doppietta all'Atalanta. Questa volta trova il gol dell'1-1 l'islandese. Inter che deve ricominciare. Tocco per Zuberek, troppa frenesia, chiede calma Kivu. Gara ancora lunga, la SPAL in difesa ha dimostrato di soffrire, c'è stato un super magri tra l'Inter e il gol del raddoppio. Sarà occasione sicuramente di avere altre chance, per questo predica calma l'allenatore nerazzurro. Oti dietro da Botis. Cortinovis scambia con Oti, ancora Cortinovis, lancio lungo, stava provando a scappare via Carboni. Casadei gioca, o almeno prova a farlo con Zubere, che perde ancora il possesso l'Inter. Sperti lungo Oti, svirgola Silvestro prima di Wilke, con calma da Botis. Senza recupero si chiude il primo tempo 1-1 fra Inter e SPAL. Alla mezz'ora ha portato avanti i nerazzurri l'incornata di Oti su calcio d'angolo proprio a un minuto dall'intervallo. Il pareggio sempre da fermo della SPAL con Ellerson da 0 metri dopo la bella sponda di Nador. Un primo tempo sicuramente non spettacolare nella prima parte, poi tante occasioni per l'Inter che ne ha sfruttata solo una, per il resto molto bravo Magri. Dall'altra parte una SPAL che comunque non rinuncia a giocare a calcio e a creare qualcosa, ha colpito più o meno nell'unica occasione che ha avuto, quindi sarà una gara ancora molto lunga, le occasioni comunque per far gol ci sono, vediamo di essere più cinici. Piccolo break per noi dal centro di formazione Suning, ci sentiamo tra poco per il secondo tempo di Inter SPAL. Vai, 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 vai.
Ancora! Rosso! Dai, dai, dai! 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 D
Di nuovo insieme dal centro di formazione Suning, rientra la SPAL, siamo in attesa del rientro dell'Inter per il secondo tempo di questa 32esima giornata del campionato Primavera 1. 1-1 al termine della prima frazione fra Inter e SPAL. Ellerson ha risposto a Oti, primo tempo non particolarmente spettacolare,
sicuramente l'Inter ha avuto più occasioni. Magri, senza discussione, il migliore in campo, con 2-3 interventi davvero di altissimo livello su Zuberec, Casadei e Jurgens. Dall'altra parte una SPAL comunque coordinata, ha fatto la sua partita nonostante sia già retrocessa, gioca chiaramente con la testa un po' più libera, non avendo più obiettivi. Dovrebbe esserci un cambio nella SPAL, dovrebbe entrare Bright, se abbiamo sentito bene. Comunque daremo uno sguardo tra poco. Come detto, SPAL già retrocessa, che non ha nulla da chiedere, ma che ha fatto un buon primo tempo, buona proprietà di palleggio, spesso è arrivata bene dalle parti di Botti senza poi concludere con grande qualità. Cambio confermato, fuori Xinger e dentro Bright, anche in questo caso non cambia nulla a livello tattico, dentro un difensore per un altro, dentro Bright con la maglia numero 34 al posto di Xinger. Nessun cambio, almeno al momento, per l'Inter, che ha in panchina tanta qualità: Iliev, Valentin Carboni, Abiuso. Ci sono scelte comunque offensive per Cristian Chivu per provare a vincere questa partita, una gara che con 3 punti darebbe qualche certezza in più all'obiettivo dell'Inter, che arrivare chiaramente tra le prime due darebbe pressione alla Roma prima, l'Inter che arriverebbe a pari punti chiaramente con una partita in più, costringerebbe Cagliari e Atalanta a rispondere poi alla vittoria dell'Inter. Quindi sono 45 minuti abbastanza fondamentali in questo rush finale di regular season. Poi mancano solamente le sfide contro Milan e Samp per arrivare alla fine di questa lunga stagione e giocarsi poi le fasi finali. Quindi Inter comunque matematicamente tra le prime 6, bisogna solo capire in che posizione e si riuscirà a evitare magari un turno andando direttamente in semifinale. Ovviamente parte anche da partite come queste. Fischia l'arbitro, ricomincia Inter SPAL. Nerazzurri che ricominciano con lo stesso 11: Botis, Silvestro, Oti, Cortinovis, Carboni, Sangalli, Casadei, Fabian, Peschetola, Zuberec e Jurgens. Dall'altra parte un cambio con Bright al centro di difesa al posto di Xinger, Nadro al suo fianco, a destra Forapane, a sinistra Borsoi, Mikai, Sperti, Ellerson, Puletto, Nuaro e Wilke. Primo attacco dell'Inter da sinistra con Franco Carboni, che la tiene in campo, va a sfidare Borsoi, gira all'indietro per Casadei, cross profondo a cercare Peschetola, anticipato di un soffio con la mano, ed è calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Inter. Inizio shock di secondo tempo per la SPAL. Dopo 45 secondi arriva la massima punizione per i nerazzurri. Questa è la giocata di Casadei, mano evidente e ingenua a dir poco di Borsoi per anticipare Peschetola. Davvero un intervento folle quello del terzino sinistro della SPAL. Allora c'è Casadei sul punto di battuta contro Magri. Parte Casadei, un cucchiaio rischiosissimo che finisce comunque in porta, 2-1. La toccata Magri, ha rischiato tantissimo Casadei con questa giocata, ha voluto imitare forse Benzema nella semifinale di Champions. Qui Magri però è rimasto in piedi fino all'ultimo, la toccata e per poco non evita il gol del 2-1, che comunque arriva col numero 13 del suo campionato, 15 della sua stagione contando anche la Youth League. Il rammarico di Magri, che ha fatto una grande partita fino ad ora. Parte decisamente bene il secondo tempo per l'Inter, che torna in vantaggio subito con rigore di Casadei, anche se col brivido. Davvero ingenuo davvero l'intervento di Borsoi, che ha regalato un rigore solare all'Inter. Vediamo come reagisce la SPAL, anche se l'Inter proverà sicuramente a trovare un altro gol per chiudere un po' di più il discorso, con un po' più di tranquillità nel finale. E visto che la SPAL può comunque pareggiare in varie situazioni, gioca la sua partita. Non bisogna mai lasciare le gare aperte anche contro squadre come appunto quella biancazzurra, che non ha più niente da chiedere
al campionato, già retrocessi, insieme al Pescara in Primavera 2 invece c'è una grande lotta per evitare i play-out. Nador anticipa Zuberek, Sperti va dietro da Borsoi, anzi fora Panic e poi rilancia lungo, male direttamente sui piedi di Sangalli. Oti, Sangalli, Oti, Silvestro, allora pressing di Nuoro, Peschetto la dà una mano, bella palla per Sangalli, lancio lungo per lo scatto di Zuberek in posizione regolare, Zuberek in area, Zuberek murato ancora da Bright, ha fatto una grande chiusura, tantissime occasioni di questo tipo per l'Inter quando sbaglia la giocata in linea, la difesa della spalla rischia qualcosa, qui lancio lungo in direzione di Ellerson, Botis proprio al limite della sua area di rigore, blocca il pallone prima dell'islandese, autore del gol dell'1-1 momentaneo, proprio in chiusura di primo tempo. Peschetola, spizzata, Zuberek lotta con Nado, ora la meglio il difensore della SPAL, Borsoi, Mikai, bella finta di corpo su Jurgens, Sperti, Bright, qualche problema fisico forse dietro la sostituzione di Xinger che ha giocato un ottimo primo tempo. Nador, Bright, Forapani, ultimo tocco di Casadei secondo l'arbitro, poi Forapani restituisce allora al favore, ovviamente non apposta, mancando il controllo, è rimessa per l'Inter, dovuto Franco Carboni rimettere in gioco con estrema calma. Bretta ha giocato spesso anche in Under 18, quest'anno una volta proprio contro l'Inter, al Breda, nel pareggio tra i nerazzurri e gli estensi, nel campionato Under 18. Peschetola, Silvestro, Sangalli, chiama palla Zuberek dall'altra parte, va corto, Sangalli da Cortinovis, bene in verticale da Carboni, taglia dentro il campo, Ellerson rimbalza addosso al terzino dell'Inter che poi taglia col suo sinistro in maniera precisa da Peschetola, stop con l'esterno, vediamo se va a puntare, Peschetola in surplus quasi, Peschetola aspetta la salita di Silvestro, cross sul secondo palo, la rovesciata in bello stile di Casadei, non inquadra però lo specchio della porta, ha provato un altro super gol dopo lo scavetto su rigore. Non si è coordinato neanche male, ma era molto difficile. Carboni recupera un altro pallone col pressing alto. Jurgens dentro per Zuberek. Controllo Zuberek col sinistro Magri. Blocca senza difficoltà, probabilmente la parata più semplice del suo pomeriggio. È stato grande protagonista e quasi para anche il rigore. Nuoro. Si muove Wilke che non ha avuto tanti palloni giocabili. Rimane a terra Nuoro. Riparte l'azione della SPAL, comunque Oti perde il duello con l'ex attaccante dell'Herenveen, poi commette fallo. Cartellino giallo per Fabian per il fallo precedente su Nuoro, è rimasto a terra anche Wilke, si è rialzato invece l'ex Paris Saint-Germain. Terzo ammonito dell'Inter dopo Casadei e Silvestro, questo il fallo di Oti, ma il giallo non è per lui. Angelo per l'intervento precedente. Ammoniti due terzi del centrocampo dell'Inter. Vediamo se correrà ai ripari. Chivu in panchina, ci sono Cecchini, Muller, Nunziatini, Grigar. Soluzioni anche a centrocampo per provare a evitare qualsiasi rischio. Intanto bisogna difendersi da questa punizione. Questa situazione... La spalla ha trovato il gol del pareggio con Nador che ha messo in mezzo il pallone per Ellerson, e sempre Nador è tutto solo sul secondo palo, va a cercare ancora lui, Nador, deviazione, ultimo tocco del neo capitano della SPAL dopo l'uscita di Xinger, la soluzione è stata la stessa che era arrivata nel gol del pareggio, punizione profonda a cercare la sponda del centrale difensivo in maglia numero 6. Stavolta si è salvata la difesa dell'Inter, Oti rilancia lungo, Borsoi con calma da Mikai.
Forapani. Non passa il pallone di Sperti, ma è fortunato il rimpallo su Carboni. Cercata la giocata centrale su Ellerson, chiude Sangalli, rimessa in zona d'attacco, Forapani, Mikai, Forapani, scambiano ancora i due. Puletto. Se centra il numero 28, gioca con l'esterno da Nuaro, fallo probabilmente. Un po' di reazione qui di Nuaro su Fabian, nervoso l'ex Paris Saint-Germain, ma anche nel primo tempo, in occasione di qualche fallo, aveva risposto all'arbitro, qualche gesto di insofferenza. Qui un piccolo bisticcio con Fabian, ma tutto a posto. Rilancio di Botis a cercare Jurgens. Stop, un ottimo pallone. Prova anche ad autolanciarsi. Jurgens isolato contro due, arriva a dare una mano a Casadei. Carboni. Sangalli. Da un giro a destra, Silvestro ha preso un po' in controtempo. Molto bene a tagliare fuori l'avversario, Silvestro, Peschetola. Chiama palla Sangalli, mette un po' in difficoltà Oti, questo pallone Peschetola se la cava al centrale kosovaro. Cortinovis, arriva a Casadei. Sangalli. Cortinovis. Casadei. Col sinistro sulla corsa di Carboni, prova lo stop con il petto, liscia un po', Carboni sul fondo, prova il cross, equilibrio precario. Va a scantarsi anche contro le recinzioni, pallone direttamente oltre la linea di fondo. Continuo riscaldamento di alcuni elementi della panchina dell'Inter, così come quelli della SPAL. SPAL che ha già effettuato un cambio nell'intervallo con Bright, nuovo compagno di difesa di Nador. Mikai. Bright. Preso in contratempo Borsoi. La tiene in campo. Sperti. Di prima dentro Cortinovis. Sta arrivando Wilke. Bene. Il capitano dell'Inter da Carboni. Jurgens con la punta va a cercare lo scatto di Zuberek. Nador è in vantaggio. Taglia davanti l'attaccante polacco che era partito anche in fuorigioco. Si ferma l'azione. Nerazzurra era comunque in vantaggio Nador che era tornato da Magri. Mikai. Sgambettato forse da Zuberek, ma non si lamenta neanche più di tanto. Forse è inciampato il centrocampista della SPAL. Sperti. Ancora Mikai. Borsoi. Mikai. Puletto con l'esterno da Borsoi. Prova ad andare sul fondo, va a sfidare Peschetola. Sterza rientra. Va sul destro, tocco fuori per Sperti. Ora Nuaro si isola contro Peschetola, il cross di Nuaro, una bella palla ma direttamente tra le braccia di Botis, che vuole andare al rinvio lungo e veloce. Jurgens anticipato da Bright. Zuberek gioca troppo profondo per Jurgens, che è veloce ma non così tanto. Poca sensibilità in questo tocco di Zuberek, non era cattiva l'idea. Nuaro. Stoppa di petto e torna dietro da Borsoi. Nador. Sperti. Wilke. Bella giocata. Wilke carica al sinistro. Wilke. Potente ma fuori misura. Ha fatto una gran bella cosa qui l'ex attaccante dell'Erenven, soprattutto nella costruzione del tiro. Si lamenta un po' Ellerson, voleva il pallone, ma da lì un attaccante tira. Oti deve rimediare un erroraccio di Silvestro. Sangalli viene a dare una mano anche ai suoi compagni. Deve uscire da una situazione complicata. Oti va a rilancio lungo da Jurgens. Bright commette fallo sul numero 9 dell'Inter. Andata a complicarsi un po' la vita da sola la squadra di Chivu in uscita qualche secondo fa. Bravo poi Jurgens a farsi tamponare da Bright. Paga tantissimo in quanto a centimetri al gigante difensivo della SPAL, così come a Nador, però con la rapidità, con l'astuzia può mettere in difficoltà e lasciare un po' il lavoro sporco a Zuberek. Sta prendendo tanti colpi. Casadei. Carboni. Cortinovis. Oti. Cortinovis.
Oti, Sangalli, Silvestro, lancio lungo per Zuberek, Bright in anticipo, arriva sulla seconda palla Fabian che protegge di fisico. Casadei cerca spazio per andare al tiro, Casadei dentro per Fabian, largo da Franco Carboni, controlla, spazio per andare al cross, deviazione, arriva il pallone in mezzo! 3-1 Inter, doppietta di Cesare Casadei, sempre letale con questi inserimenti. Arriva il tris dell'Inter. Cross di Carboni, deviato, che viene accomodato sulla testa del numero 8 dell'Inter. Da lì non perdona, Magri si allunga, ma non basta. 3-1 al minuto 59, doppietta di Cesare Casadei. E bisogna aggiornare subito le statistiche del suo campionato, gol numero 14 in questo torneo e 16 complessivo in stagione. Ruolo centrocampista, sempre bene ricordarlo. 3-1, doppio vantaggio quindi per l'Inter di Chivu. Sicuramente è stata più cinica in questa ripresa, ha sprecato qualche occasione di troppo nel primo tempo, questa volta invece quando ha potuto colpire ha colpito. E ora insiste ancora con Jurgens che prova a sfidare Bright in velocità. Jurgens accelera, Bright li passa davanti, fa una buona chiusura, non era per niente scontato venendo il mismatch in sprint tra i due. È stato bravo il numero 34 della SPAL. Pronti dei cambi per l'Inter, Valentin Carboni, vedremo tra poco al posto di chi. Intanto seguiamo il corner con Pischitola. Sono Oti, Zuberek, Casadei, Cortinovis, Pischitola va a cercare ancora Casadei, pallone che sfila sul secondo palo, Borsoi prima di Jurgens, spara lontanissimo, rimessa, forse è il momento dei cambi, forse vuole aspettare ancora qualche secondo, e allora si ricomincerà con la rimessa. Pronto Silvestro, va subito profondo da Zuberek che lotta con Nador, chiusura del difensore della SPAL sul pallone, altra buona giocata di Nador. Sperti, pronte altre due mosse anche per la SPAL, vedremo anche qui chi uscirà. Ellerson rientra su Carboni, Mikai, Sperti, Mikai, Ellerson col mancino, bene Puletto di prima, Furapani deve arretrare ma controlla comunque. Bright, Nador, scambia ancora col compagno di reparto Bright. Sperti, vede lo scatto di Borsoi, una bella palla quella di Sperti, Wilke prova a coprire su Franco Carboni che è bravissimo all'uscire dal traffico. Casadei, Carboni, Sangalli, prova il lancio lungo per Zuberek, la posizione non è regolare, ha tardato un po' ad alzare la bandierina l'assistente dell'arbitro. Ora sì, è il momento dei quattro cambi, due per parte, vediamo chi parte per primo. Fuori Pischitola e dentro Iliev, dentro anche Valentin Carboni, potrebbe uscire Jurgens o Zuberek se vuole un attacco più leggero, e sembra avviarsi Zuberek ed è così, dentro quindi Valentin Carboni con la maglia numero 38 e Iliev con la maglia numero 10. Doppio cambio in attacco, due terzi, rimane solo Jurgens dell'attacco originale. Tanta tecnica e velocità per provare a colpire la difesa della SPAL, che è forte fisicamente, ma se colpita in velocità può soffrire. Fuori Puletto e dentro De Milato, eccolo l'altro ex Inter. Fuori Puletto che ha giocato una discreta partita. E fuori Mikai e dentro Contigliano.
con la maglia numero 37. Contigliano e Di Milato, quindi queste le altre due mosse di Mandelli, che aveva già mandato in campo Bright, mentre sono i primi due cambi per l'Inter di Chivu. Iliev e Valentin Carboni, si cambia in avanti. Bright. Ellerson ha cercato la giocata veloce su Forapani. Eccolo qui l'altro ex Inter, Di Milato, saluta Casadei, non inquadrato in questo momento. Ha giocato un'ottima partita Magri, che è l'altro ex nerazzurro. Vediamo Di Milato come entrerà. Chiaramente la situazione di punteggio non è del tutto favorevole ad un ingresso in campo così tardivo, diciamo. Silvestro, Sangalli, arriva Wilke, rimane a terra Alex Erenven. Chivu dice a Fabian di buttarla fuori per consentire le cure a Wilke. Una saltata dolorante sul contrasto con Sangalli. 6 gol per Wilke, che è il capocannoniere della SPAL, che è il secondo peggior attacco alle spalle solo del Pescara, e anche la seconda peggior difesa, anche in questo caso peggio solo il Pescara, quindi numeri che confermano per le due retrocesse già aritmetiche di questo campionato. Come detto, una sola vittoria nel 2022 contro il Lecce. Jürgens lotta, Bright alla meglio regolarmente, anche se ha appoggiato un po' le braccia sulle spalle. Contigliano, primo pallone toccato anche per l'altro, ne è entrato oltre a Di Milato. È uscito Sperti e non Mikai, qui proprio Mikai ad aprire per Ellerson. Tocco sulla corsa di Forapani, l'ultimo tocco però è dell'11 della spalla, rimessa per l'Inter, quindi non è uscito Mikai ma Sperti. Allora centrocampo della SPAL, che ora è composto da Contigliano, Mikai e Di Milato. Casadei attaccato proprio da Di Milato, mette fallo sul suo ex compagno. Carboni, Franco apre per suo fratello Valentin, controlla con la spalla e rientra, poi cerca la giocata verticale su Jürgens. Magri esce rinviando lungo, Casadei la lascia sfilare, Franco Carboni, Sangalli, Oti, Silvestro, Sangalli, Curtinovis, Sangalli, Valentin Carboni, parte larghissimo, vediamo se si accentra col sinistro. Sangalli, Fabian, sulla corsa di Silvestro si butta dentro Iliev. Tocco dietro per Fabian, Valentin Carboni, preso un po' in controtempo, brutta palla di Fabian, la perde l'Inter, ma Valentin Carboni prova il pressing, falloso e calcio di punizione per la spalla, pallone un po' timido, quello di Fabian, un po' metà strada, intercettato. Poi commette fallo Valentin Carboni, generoso, parte largo anche lui come peschetola. Di Milato, Nador, ancora Di Milato, Bright, Mikai, Nador, tiene palla il capitano della SPAL, ora in direzione di Mikai che ne ha addosso due, deve ritornare da Bright. Di Milato inseguito da Iliev, Wilke, Contigliano, bella palla di Contigliano per Nuaro che punta la porta, sulla corsa invece di Borsoi, cross respinto con la faccia da Oti. Borsoi si accontenta, invece la tiene in campo il cross, Botis esce sulla testa di Ellerson, sono un po' confusa qui, anzi era Wilke, sembrava volesse accontentare della rimessa laterale Borsoi, poi ha giocato invece dentro il pallone, quasi preso un po' di sorpresa Botis. Contigliano, Borsoi, sempre a sinistra la spalla, Nuaro
controlla l'ex Paris Saint Germain, calcio in porta numero. Non va lontanissimo dallo specchio, Bottis sembrava comunque sulla traiettoria. Uno dei più attivi davanti, Nuaro. Altro cambio per la spalla. Esce Borsoi. E dentro con la maglia numero 24, Saiani. Esce quindi colui che ha causato il rigore. Sangalli. Oti messo un po' in difficoltà dal pallone del compagno, deve andare direttamente in fallo laterale. Efficace comunque in queste situazioni il pressing della SPAL, perché molte volte ha portato all'errore, comunque una giocata non semplice, la difesa dell'Inter. Nador, attaccato da Valentin Carboni. Bright. Nador. Finta di corpo su Jurgens, prova ad autolanciarsi. Oti deve arrivare prima di Nuaro, che commette fallo. Qua dovrebbe arrivare anche il cartellino, abbastanza evidente. Davvero molto nervoso l'ex giocatore del Paris Saint Germain. Continua a litigare un po' con tutti, qui è entrato davvero in maniera troppo irruente, contando il risultato e la partita relativamente tranquilla. Davvero un fallo inutile. Minuti più recupero alla fine, 3-1 per l'Inter. La doppietta di Casadei nel secondo tempo, ristabilire un po' le distanze tra le due squadre dopo che era finito 1-1 il primo tempo, con Ellerson a rispondere a Oti. Ci ha pensato il capocannoniere stagionale dell'Inter a rimettere un po' in carreggiata la formazione nerazzurra, che non ha disputato una grande partita soprattutto nel primo tempo. Nador. Pronto anche un altro cambio nella spalla, che vuole così esaurirli. Intanto seguiamo l'azione dei biancazzurri. Forapani, De Milato, cerca di andare in avanti l'ex Inter, non passa il suo pallone. Bright. Ellerson. Duello vinto ancora da Franco Carboni. Sangalli, Franco Carboni. Cortinovis. Sangalli, Oti. Silvestro. Si butta dentro Fabian e in anticipo Nador, deve tornare da Magri. Controlla nel portiere dell'Inter, scivola Fabian nel momento del pressing. Allora parte il contropiede della spalla. De Milato, Nuaro. Nuova sfida con Silvestro, rientra Nuaro, giocata nello stretto Nuaro. Provato la Veronica, non è passato però. Si è chiusa la difesa dell'Inter, poi Silvestro con Iliev che protegge, o almeno voleva fare questo, voleva proteggere la rimessa laterale, alla fine commette fallo, anche lui sbilanciando Nuaro. Nuaro che dovrebbe essere l'indiziato a lasciare il campo, ed è così, si butta a terra addirittura, forse per quest'ultimo fallo. Sostituito quindi Nuaro. È entrato Orfei, se abbiamo visto bene, con la maglia numero 17. A terra ancora a bordo campo Nuaro. Punizione intanto per la spalla, pallone in mezzo, libera Silvestro. Iliev. Bella palla per Jurgens che prova a ripartire con la punta. Cade nel momento del dribbling, quindi Orfei al posto di Nuaro, un esterno offensivo per un altro, era molto stanco, oltre che molto nervoso Nuaro, che è ancora a terra a bordo campo, forse anche qualche problema fisico. De Milato per Nador. Contigliano, Nador. De Milato sbaglia lo stop, arriva in suo aiuto Bright. Nador, dietro da Magri. Cortinovis in anticipo, al tempo di stopparla e di provare a giocarla corta, ma la perde
sul pressing avversario, si butta dentro Orfei, arrivava anche Wilke, molto bene Oti. Casadei, Valentin Carboni, Casadei, Valentin Carboni, prova a accelerare, tocco sulla corsa di Jurgens, bravo Forapani a chiudere tutto. Mikai, atterrato da Valentin Carboni con fallo, sempre molto generoso il 38 dell'Inter, spesso e volentieri però commette falli in queste situazioni, ancora abbastanza irruento, classe 2005, qualità immense. Di Milato all'indietro per Nador, Contigliano, si butta ancora dentro Wilke, pallone va a cercare proprio l'attaccante ex Renven, si chiude la difesa nerazzurra con Oti, Sayani, Contigliano, Nador, Mikai, alza il pallone per Forapani, stop di petto, arriva Casadei in uscita su di lui, Bright, brutto pallone per Mikai, De Milato viene attaccato da Casadei, prova a portare via con l'esterno, grande giocata, 1-2 che si chiude con Jurgens, Casadei prova a puntare la porta, Casadei, vediamo se va al tiro, tocca largo invece per Valentin Carboni che lascia lì dietro il pallone. La porta via Contigliano e allora occhio al contropiede della SPAL che riparte con Orfei, velocissimo, prova a puntare la porta, ce l'ha sul sinistro, sterza, arriva a rimorchio con la giocata ciccata, Wilke ce l'ha sul sinistro, Wilke mira l'incrocio ma non lo trova e qua poteva essere davvero una grande occasione per la SPAL, bravissimo Orfei, bella giocata a rimorchio per Ellerson che incomprensibilmente incespica sul pallone, Wilke non riesce a trovare lo specchio. Era davvero un'ottima occasione questa per la formazione di Mandelli che era ripartita molto bene in contropiede con la velocità del suo nuovo entrato Orfei. Ha rischiato qualcosina l'Inter. Casadei, Valentin Carboni. Carboni, Franco per Carboni Valentin. Casadei, Franco Carboni. Cortinovis. Silvestro, Iliev che non ha toccato tanti palloni da quando è entrato in campo, si è un po' isolato là sulla destra, non è stato cercato dai compagni. Fabian, Casadei, si butta dentro Jurgens, Casadei lo cerca con l'esterno, non passa il pallone per l'ottimo intervento di Forapani. Doppietta e tanto gioco per Cesare Casadei che continua ad essere sicuramente uno degli elementi più interessanti e più decisivi a disposizione di Chivu. Va tutto corto, Carboni per Iliev, Iliev va in porta col destro giro, rimpallo, la palla rimane lì, si libera la difesa della SPAL, Iliev ancora in surplus, Iliev vediamo se prova a trovare spazio per il tiro, non c'è spazio, cercava ancora Carboni, commette fallo, poi Nicola Iliev aveva messo una bella palla, Nicola Iliev, eccola qui. Era stato ancora Casadei a cercare la girata, un paio di rimpalli favorevoli alla difesa biancazzurra, poi ha commesso fallo in attacco il 10 dell'Inter. Nador, Orfei, velocissimo nell'occasione del contropiede precedente, Forapani, Mikai, liscia De Milato, Franco Carboni allora mette in movimento Valentin che sbaglia lo stop, non da lui, con un po' di imprecisioni. Contigliano, Mikai, Sayani prova l'1-2 con Contigliano, Sayani in area di rigore, cade per terra senza fallo l'intervento di Silvestro, rimane a terra il giocatore della SPAL, Silvestro va a sincerarsi delle condizioni dell'avversario che è rimasto ancora a terra, allora Fabian mette in fallo laterale. Ancora a terra Sayani che ha chiesto un calcio di rigore nel corso di questa azione. Per questo intervento diciamo che si allunga un po' il pantaloncino con Silvestro che lo trattiene. Molto vicino però l'arbitro che non ha giudicato da rigore l'intervento dell'esterno dell'Inter.
gioco che è già ripartito. Silvestro, Sangalli, Oti, lancio lungo, Nador prima di Jurgens, Mikai, Forapani, scappa via Jurgens, Forapani, prova la giocata verticale per Ellerson, il campo però è finito. Cambio per l'Inter. Esce Iliev ed entra Abiuso. Piccolo problemino fisico forse per Iliev, rincuorato da Kivu. Dentro quindi Abiuso, eccolo il rammarico di Iliev che era proprio appena entrato, pochi minuti per lui. Cambio obbligato, quindi fuori Iliev, dentro Abiuso, va a far coppia con Jurgens. Valentin Carboni si accentra, si alzano in volo i piccioni mentre Valentin Carboni apre per Silvestro. Sangalli, Casadei, Kurtinovis, Franco Carboni, Kurtinovis. Sfortunato Iliev, speriamo non sia nulla di grave, sta facendo medicare dello staff nerazzurro. Era proprio appena entrato, non ha avuto neanche tante occasioni per mettersi in mostra in questa partita. Franco Carboni. Abiuso, tocca il primo pallone della sua partita, lo lavora e lo apre a destra per Silvestro. Sangalli, Fabian, Valentin Carboni. Va a puntare Valentin Carboni, c'è la sua sinistro, cercava suo fratello Franco. Non passa il suggerimento del 38, fallo di Kurtinovis su Wilke, punizione battuta velocemente, Inter molto sbilanciata, Orfei ha tanto spazio per puntare Silvestro, arrivano tante maglie biancazzurre, arriva anche Fabian a dare una mano, Orfei prova ad andare dentro ad ampi gesti, direttore di gara facendo che non c'è nulla, si rialza Orfei con Botis che nel frattempo blocca il pallone. Trovato un po' sorpresa qui la difesa dell'Inter sul lancio lungo di Will, che sulla punizione battuta così velocemente, questa è la giocata di Orfei che prova ad inserirsi in mezzo a due nerazzurri. Franco Carboni, Kurtinovis, Franco Carboni dietro da Botis. Oti, Silvestro, Oti chiama palla Jurgens larghissima a sinistra, per ora non lo vede nessuno, vediamo se lo vede Botis. Va a sinistra, ma prima da Franco Carboni. Casadei, c'è spazio, c'è Valentin Carboni che attacca lo spazio a destra. Casadei lo trova. Va a puntare Valentin Carboni. Con l'esterno ancora da Casadei. Si dimentica per un attimo del pallone, poi lo gioca comunque con eleganza. Valentin Carboni. Jurgens. In mezzo rimane Abiuso. Sangalli, Franco Carboni, Casadei, tocco per Valentin Carboni, un po' corto, non riesce a giocarlo con precisione. Nador, Demilato, bene di prima per Saiani, Orfei, tutta fresca la fascia sinistra della spalla. In questo secondo tempo sono entrati Orfei e Saiani. Sangalli prova il contropiede dell'Inter, si butta dentro Jurgens, alza il pallone Sangalli, esce Magri che ha letto ancora bene e rimette subito un movimento Forapani. Ellerson, vediamo cosa si inventa l'islandese, già segnato in questa partita, sbaglia la giocata per Forapani, poi commette anche fallo su Franco Carboni che resiste, prova anche ad accelerare su di lui. Fallo di Ellerson su Franco Carboni. Un po' di nervosismo per Ellerson che rilancia il pallone quasi addosso a Franco Carboni. Forse anche un po' di scoramento per il risultato, per la stagione della SPAL in tutto e per tutto. La retrocessione è già arrivata, con una partita che comunque non ha giocato male la formazione di Mandelli.
Abiuso, Sangalli, Cortinovis, Franco Carboni, Jürgens, Franco Carboni, Oti, Fabian, colpisce male ma efficace per Silvestro, ancora Fabian, Cortinovis, lancio per Casadei che scappa alle spalle di Forapani ma in fuorigioco. Un'altra bella soluzione, si è alzata la bandierina, qualche dubbio in più qui, sembrava essere partito un attimo dietro. Punizione già battuta per Nador. Bright. Ancora Nador. Contigliano. Bright. Demilato. Bella palla per Orfei, che va a puntare ancora a Cellera. Orfei sulla corsa di Saiani. Rinvio dal fondo. Si è rinnovato spesso questo duello a sinistra, prima con Borsoi, ora con Saiani, già due volte che cade in area. L'esterno sinistro subentrato nella ripresa, sempre nel duello con Silvestro. Pronto Franco Carboni a giocare il pallone. Casadei. Silvestro deve rincorrere il pallone, un po' impreciso il tocco di Casadei. Non ce l'ha fatta Silvestro a tenerla in campo. Nador in giravolta su Abiuso. Molto bene Abiuso in questa fase di pressing, portato all'errore. Il centrale della SPAL, possesso riconquistato dall'Inter. Ultimi 5 regolamentari, poi sarà solo recupero, 3-1 fra Inter e SPAL. Inter che vede avvicinarsi il 13° risultato utile consecutivo. Qua ci sarà un cambio rimessa. Diciamo Inter che ha quota 12 risultati utili consecutivi, 9 vittorie e 3 pareggi. Sta per arrivare il 13°, poi le ultime due gare di regular season, il derby contro il Milan della prossima giornata casalingua e poi la sfida di Genova contro la Samp a chiudere le 34 giornate di regular season. Poi saranno solo playoff. Ricordiamo che l'Inter è matematicamente già qualificata tra le prime 6, l'obiettivo è arrivare tra le prime 2 ovviamente. Jürgens punta la porta, si allarga Abiuso, il tocco è proprio per lui. Abiuso cercava il suggerimento centrale per Fabian, ha trovato la chiusura di Bright. È un po' tutta la partita che si sviluppa così, c'è spazio quando l'Inter attacca, anche perché la difesa della spalla è una linea molto alta, ma se non viene fatta con i tempi giusti lascia davvero delle praterie. C'è Franco Carboni pronto a battere dalla bandierina, è uscito Peschetola. Allora i corner sono affidati al numero 6. Eccola la palla profondissima per Jürgens, sponde in mezzo, Nador prima di Casadei. Calcio d'angolo dall'altra parte. Si rimane in famiglia, non lo batte Franco, lo batte Valentin. Sinistro questa volta a rientrare verso la porta di Magri. C'è Abiuso ad attaccare il primo palo. Carboni va in mezzo proprio a cercare Abiuso. Pallone respinto. Fabian lo aspetta dal limite. Silvestro. Anche in questo caso è un tiro di alleggerimento. Ha subito un colpo nel suo tentativo Silvestro. Eccolo qui. Si è scontrato con un giocatore della spalla che ovviamente andava in pressing su di lui. Pronti altri cambi in casa Inter, vedremo se uscirà Silvestro magari per lasciare spazio a Dervisci o se riuscirà a terminare la sua partita il numero 19 dell'Inter. Fuori Sangalli e dentro Cecchini Muller e dentro Grigar
al posto di Jürgens, se abbiamo visto bene, sì. Dentro quindi Matteo Cecchini, Muller al posto di Sangalli. E Grigar al posto di Jürgens dentro il centrocampista per un attaccante, ma mancano due minuti più recupero. Qualche minuto anche per Cecchini Muller, che ha avuto tanti problemi fisici nel corso di questa stagione. Sta provando a ritrovare la condizione migliore anche in under 18. Aveva iniziato la stagione da titolare o alternandosi comunque con regolarità a Sangalli, poi il numero 4 si è preso la titolarità indiscussa. Chiaro che più elementi ci sono a poter dare una mano in una stagione così lunga e con tanti impegni meglio è. E quindi qualche minuto anche per Cecchini Muller, discorso diverso per Grigar che ha giocato titolare la gara di Torino e sta ritagliando uno spazio sempre più importante nelle rotazioni di Chivu. Valentin Carboni prova ad accelerare, viene trattenuto da due maglie biancazzurre, fallo che arriva con un pelo di ritardo, ultimo minuto regolamentare cominciato, dovrebbero esserci circa 4 minuti di recupero. Visti i cambi, le interruzioni, un paio di infortuni. Silvestro che si è ripreso bene dal colpo subito in precedenza, lancio lungo, Nador con Abuso che non ci ha provato neanche, Silvestro stoppa con la coscia, prova ad andare sul fondo, si autolancia contro Saiani, il campo però è finito, commette anche fallo Silvestro su Saiani. Generoso Silvestro, oggi meno in evidenza del solito in fase offensiva, però un'ottima partita. De Milato, Mikai, Borsoi, Mikai, Magri, arriva il pressing di Abuso, Nador, un po' in difficoltà, Mikai, prova a giocare coi piedi, la spalla, palla a terra, Bright, cerca Wilke, bravo Cortinovis ad anticipare l'attaccante della spalla, si è trascinato il pallone fuori, Cortinovis, bravo Fabio. Rimessa già battuta. Bright, Nador, Saiani, Orfei prova ad andare, pallone in mezzo, Botis prima dell'arrivo di Wilke che applaude comunque le intenzioni del compagno. Giornata relativamente tranquilla anche per Botis che ha subito gol su un calcio da fermo, non poteva farci nulla anche perché la sponda di Nador era molto bella per Ellerson, a porta vuota da 0 metri. Per il resto Spalchi ha giocato una buona partita ma non ha creato tantissimi pericoli. Valentin Carboni dentro per Abuso, la tiene in campo sotto gli occhi dell'assistente, Abuso altezza bandierina contro Nador, lo chiude in out il difensore della Spal, capitano dopo l'uscita di Xinger. Scorrono i minuti, non abbiamo visto la segnalazione del recupero, dovrebbero essere comunque 4. Cortinovis, Oti, Silvestro ha provato la giocata con l'esterno, ha trovato una deviazione di un avversario, rimane con la rimessa lì, si propone Valentin Carboni, si avvicina anche Grigar, ora anche Abuso, Cecchini Muller più in mezzo, scelto Grigar, chiude bene Nador. Rinvio dal fondo per Magri, eccolo qui Samuel Grigar, presenza numero 22 del suo campionato, 26esima invece stagionale contando anche le tre di Youth League, la l'unica presenza in Coppa Italia contro il Sassuolo. Rimessa per l'Inter, Casadei, tocca per Carboni, i nerazzurri che provano e cercano ovviamente di far scorrere questi ultimi secondi di partita. Cecchini Muller, Grigar, ancora Cecchini Muller,
palla lunga per Abiuso, c'è sempre Nador in anticipo, Abiuso lotta commettendo fallo sul 6 della SPAL. Comincia quello che è l'ultimo minuto di questa partita, possesso per i biancazzurri. Altri tre punti importanti per l'Inter, che consolida il secondo posto, mette pressione alla Roma prima e costringe Atalanta e Cagliari a rispondere a questo successo. Una striscia aperta di 13 risultati utili di fila per l'Inter, che ha ingranato davvero un'ottima marcia nel momento più decisivo possibile. Prova a chiudere in attacco la SPAL, Casadei però sradica anche questo pallone. Poi va anche al rinvio trovando Fabian tra le linee. Vediamo l'ultima azione della partita, probabilmente sarà nera-azzurra. Fabian ragiona, c'è largo Valentin Carboni, scelto Casadei ancora tra le linee. Mikai prova a rientrare, resiste di fisico, ma non c'è più tempo. Finisce qui, finisce 3-1 per l'Inter, 13° risultato utile consecutivo per i ragazzi di Chivu. Altri tre punti che consolidano il secondo posto, mettono pressione alla Roma prima. Adesso Cagliari e Atalanta dovranno rispondere a questo successo in questo anticipo della 32esima giornata del campionato primavera. Mancano solo due gare di regular season, il derby contro il Milan di settimana prossima e poi la sfida di Genova contro la Samp, poi saranno solo fasi finali. L'Inter ci sta arrivando con un ruolino di marcia davvero entusiasmante. Oggi le reti di Oti e la doppietta del solito Cesare Casadei hanno reso inutile il gol di Ellerson, quindi altri tre punti in cascina per l'Inter dell'inquadrato Christian Chivu, che sarà sicuramente soddisfatto dell'ultimo periodo e degli ultimi mesi della sua squadra. Testa quindi al Milan, prossimo appuntamento speciale in una gara che per i rossoneri vale tanto, stanno cercando punti per non andare ai play-out, quindi sarà sicuramente una battaglia, sarà bella viverla. È tutto dal centro di formazione Suning, grazie da parte di Filippo Sartirana.